Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 964192 348 0117609. I carabinieri hanno arrestato in due distinte operazioni due estorsori legati al clan Serpa di Paola nel Cosentino e due giovani accusati di rapina. Salvatore Serpa, 23 anni, e Giuseppe Sirufo, 27, sono accusati di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni dei proprietari di un bar e di un pub di Paola per circa 6 mesi. Di rapina in concorso aggravata ai danni del Lido Holiday Beach sono accusati invece Fiore Riccio, 21 anni, e Orlando Pugliese, 19, mentre si cercano gli altri 3 componenti della banda di ladri. Tragedia ieri a Montaltofugo, dove un uomo di 78 anni ha perso la vita mentre cercava di spegnere un incendio. La vittima, Michele Leonetti, stava cercando di proteggere il suo terreno dalle fiamme che avevano lambito alcune abitazioni a ridosso del centro storico in contrada Canalicchio. Il corpo non presentava ustioni gravi, perciò si pensa sia morto per un malore o per soffocamento dal fumo. Sul posto anche i carabinieri del capitano Angelo Santo, si indaga sulla matrice dolosa dell'incendio. Le camere di commercio delle 5 province calabresi, dopo la divisione dei mesi scorsi, si sono ricompattate. Ieri, infatti, c'è stata la prima riunione dopo la ritrovata unità alla Mezza Terme, sotto la direzione di Roberto Fortunato Salerno, presidente della Camera di Commercio di Crotone, il cui mandato, oggetto delle polemiche, avrà la scadenza nell'aprile 2010. A succedergli sarà il presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Giuseppe Caglioti. È stata ufficializzata nei giorni scorsi l'adesione all'UDC di Demetrio Porcino, assessore all'urbanistica del Comune di Reggio Calabria. La conferenza stampa è servita ai vertici della formazione politica di Cesa e Casini per chiarire la posizione del partito in ordine alla crisi venutasi a creare al Comune. All'incontro hanno preso parte anche il presidente del Consiglio regionale Francesco Tallarico, l'assessore regionale Michele Trematerra ed il presidente della quarta commissione consiliare Alfonso Dattolo. Unicalti Presento Campus 2010 è giunto alla sua quinta giornata, registrando un'alta affluenza di studenti, circa 1.800 i neodiplomati, che durante questi primi giorni di agosto si sono messi in fila per avere risposte e informazioni sull'Università Cosentina. Il servizio di orientamento in entrata rimarrà attivo fino al 24 agosto, ultimo giorno utile per iscriversi all'Università della Calabria. L'amministrazione comunale di Brancaleone ha riproposto anche quest'anno, nella frazione Galati, la manifestazione di poesia dialettale Poeti in Piazza, un momento di valorizzazione della cultura e dei poeti calabresi. Nutrito il programma offerto e numerosi gli autori che hanno proposto momenti di recitazione, intrattenendo non solo i cittadini del paese ionico reggino, ma anche i turisti presenti. Ragazze da tutta la Calabria sono arrivate a Gioiosa Ionica per la selezione di Miss Italia. In una serata voluta dalla provincia di Reggio Calabria, dal sindaco Mazza e dal presidente della Proloco, ha trionfato la giovane Greta Vileo, originaria di Pizzo Calabro, che ha ricevuto la fascia di Miss Gioiosa. Anche quest'anno il concorso si svolgerà a Salso Maggiore. Il titolo, attualmente detenuto dalla calabrese Maria Perrusi, sarà assegnato il 13 settembre. Inizierà subito con il derby calabrese il prossimo campionato di Serie B Win con Regina Crotone, che si svolgerà allo Stadio Granillo il prossimo 22 agosto. L'allenatore degli Amaranto, Azzori, sottolinea gli stimoli che questa partenza può fornire alla sua squadra. Il mister dei pitagorici, Menichini, invece, evidenzia l'avvio in salita che il calendario assegna al Crotone. Le squadre calabresi, invece, inizieranno gli impegni ufficiali una settimana prima con la Coppa Italia.